Domani, lunedì, sulla crisi afghana si riunirà il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il presidente francese Macron e la Gran Bretagna chiederanno l'istituzione di un'area sicura a Kabul. Da Parigi la corrispondente Mansabah. Una zona protetta per poter svolgere in sicurezza le operazioni umanitarie. È questa la proposta che Francia e Gran Bretagna presenteranno domani agli altri tre membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Stati Uniti, Cina e Russia, in una riunione sulla crisi afghana. Una missione di peacekeeping guidata dalle Nazioni Unite, simile a quella di Caschi Blu o i Caschi Bianchi. Un'iniziativa, spiega il presidente francese in un'intervista al Journal du Dimanche, che permetterebbe inoltre di mantenere la pressione sui talebani. Parlando ieri da Baghdad, Macron ha annunciato che la Francia ha avviato delle discussioni con gli studenti coranici per consentire, grazie alla collaborazione di Al-Qatar, l'evacuazione dei civili, anche dopo il ritiro americano. Il presidente teme che l'Afghanistan possa tornare ad essere un santuario dei terroristi. La Francia, duramente colpita dagli attacchi, ha alzato il livello di guardia in vista anche del processo che si apre il prossimo 8 settembre sui sanguinosi attentati del 13 novembre 2015. Di ieri anche l'annuncio che Parigi resterà in Iraq per combattere l'ISIS. In Italia 2000 profughi afghani sono già stati accolti nel centro della Croce Rossa d'Avezzano in Abruzzo.